Ciao ragazzi e bentornati. Continuiamo con il quesito 4 della seconda prova di matematica del 2023, ovvero di quest'anno. È incredibile, stavo riguardando i video che ho pubblicato proprio gli scorsi giorni e nella prova di matematica del 2018 c'era un problema sempre rivolto ai massimi e ai minimi. Se ci fate caso, ogni anno capita sempre un quesito dove c'è un problema di massimo oppure di minimo, ovvero dove c'è un problema in cui trovare una funzione e fare la sua derivata prima. Leggiamo infatti il quesito numero 4. Cosa diceva? Tra tutti i parallelepipedi di base quadrata di volume V, stabilire se quello di area totale minima ha anche diagonale di lunghezza minima. Per cui l'unico dato che ho è il volume V. Mi chiede di stabilire se il parallelepipedo di area totale minima, quindi la superficie totale, coincide con il parallelepipedo di diagonale minima. Il parallelepipedo è una figura di questo tipo a base quadrata, cioè la base è un quadrato chiaramente con tutti i lati uguali. Chiamo con x qualche cosa, ovviamente cosa? Il lato. Andiamo a calcolare la mia funzione, ovvero la superficie totale. La superficie totale per definizione in un parallelepipedo è data dalla superficie laterale più l'area di base. È come se io dovessi colorare le pareti di questo parallelepipedo. Io cosa coloro? Le quattro pareti, quindi la superficie laterale, più coloro questa base e coloro questa base. Questa è la formula per trovare la superficie totale. Superficie laterale è un rettangolo di base x e altezza, non ce l'ho, chiamiamola in questo momento h. Sono quattro facce, quindi la superficie laterale è quattro volte l'altezza per x, mentre l'area di base, l'area di un quadrato, è lato alla seconda, quindi viene 2x alla seconda. Quanto vale h? Perché io come incognita ho soltanto x. L'altezza non ce l'ho, ma vi ricordo che ci dava il volume. Il volume di un parallelepipedo che cos'è? Area di base per altezza, quindi nel mio caso l'area di base è x alla seconda per altezza. Il volume per me è un numero, ce l'ho, x alla seconda è la mia incognita, quindi da questo posso trovarmi con la formula inversa il valore di h, ovvero l'altezza è il volume fratto x alla seconda, quindi vado a sostituirlo qui. Notiamo che una x si semplifica e ottengo così la superficie totale. Questa è la mia funzione, quindi per vedere se la superficie totale è minima dovrò fare la derivata prima. Entrambe sono derivate di una potenza, perché questo lo posso pensare come x alla meno 1. Quindi, se vi ricordate il mio video sulle derivate, sappiamo che la derivata di questo primo termine è questa, mentre la derivata di questo, il 2 lo porto davanti, viene 4, abbasso di grado, 4x. Dobbiamo imporre la derivata prima maggiore di 0. Visto che c'ero, ho anche fatto l'MCM, quindi mi viene tutta questa quantità maggiore di 0, divido tutto per 4. Questa è una disequazione di grado 3, devo portare il termine noto di là, dopodiché faccio la radice cubica. Andiamo a fare la tabella dei segni. Devo mettere un segno più quando x è maggiore di questa quantità. Ora vi ricordo che stiamo facendo derivata prima maggiore di 0, quindi quando abbiamo fatto la tabella, la seconda cosa da fare sono le frecce. Devo fare una freccia che va verso il basso quando trovo il meno, una freccia che va verso l'alto quando trovo il più. Che cosa ho ottenuto? Che x uguale a radice cubica di v è un minimo, perché scende e poi sale. Quindi sappiamo che per questo valore di x la superficie totale è minima. Dobbiamo andare a calcolare la diagonale e verificare che per lo stesso valore, quindi per radice cubica di v, troviamo una diagonale minima. Riprendiamo un attimo il disegno. La diagonale del parallelepipedo è questa linea rossa qua. Per poterla trovare applico il teorema di Pitagora, che mi dice che se io ho un parallelepipedo di lati ABC, la diagonale si trova elevando al quadrato AB e C, dove AB e C sono le tre dimensioni del parallelepipedo. Nel mio caso, siccome il parallelepipedo è base quadrata, A coincide con B, mentre C coincide con l'altezza, che vi ricordo che è questa quantità qua. Quindi la diagonale da noi è la radice quadrata di il lato del quadrato alla seconda, quindi x, il lato del quadrato alla seconda, più l'altezza alla seconda. Facendo i calcoli viene
così. Questa è la nostra funzione. Dobbiamo trovare la derivata prima e imporla anche qui maggiore di 0. La derivata di una radice vi conviene trovarla riscrivendo meglio questa funzione. Ecco perché, se vi ricordate, il mio trucchetto è di scriverla sempre in termini di potenza, quindi al posto di radice ho elevato alla 1/2. Ora facciamo la derivata prima, che si ottiene portando l'esponente qua davanti e abbassando di 1 grado. Per cui tutto questo tra parentesi lo ricopio, 1/2 meno 1 viene meno 1/2. Per, questa è la derivata di una funzione composta che abbiamo ampiamente visto in un video sulle derivate, e quindi se avete dei dubbi ripassate al volo quel video specifico. In pratica, una volta che io ho derivato la potenza, devo derivare quello tra parentesi, quindi la derivata di questo primo termine è 4x, e la derivata di questo lo posso pensare come x alla meno 4, e quindi viene così. Ora, non spaventiamoci, riscriviamolo un attimo. Questo elevato alla meno 1/2, quando l'esponente è negativo vuol dire che devo ribaltare, quindi da sopra finisce sotto, cioè finisce al denominatore, e poi avendo 1/2 vuol dire che posso riscrivere la radice, perché appunto quando l'esponente è 1/2 vuol dire che ho la radice. Per cui 1/2 è diventato 2 qua sotto, tutta questa quantità qui, ve la evidenzio in giallo, è diventata questa roba qua, e al numeratore quindi ho questa quantità. Devo porre tutta questa roba maggiore di 0. Questa è una disequazione fratta, quindi pongo numeratore maggiore di 0, denominatore maggiore di 0, e poi faccio la tabella dei segni, perché le disequazioni fratte si risolvono sempre in questi tre passaggi. 4 e 4 lo posso mandare via, moltiplicando mi viene x alla sesta, porto il termine noto, perché questo per me è un numero, al secondo membro. Questa è una disequazione di grado 6, vi ricordo che questa mi dà come soluzione più o meno radice sesta di v alla seconda. Ho il maggiore, quindi devo prendere i valori esterni, la soluzione è data da questo intervallo. 2 con 6 lo posso semplificare e trovo, guarda caso, lo stesso valore di prima, ma non è detto che sia un minimo, quindi continuiamo con i nostri calcoli. Comunque la strada è buona, perché questo valore mi dà un po' fiducia. Denominatore, dobbiamo porre tutta questa roba maggiore di 0. Qui non perdo tempo, perché chiaramente senza fare un calcolo mi rendo conto che questa disuguaglianza è sempre vera, perché sotto radice ho due termini di grado pari, quindi un qualche cosa elevato a una potenza pari è sempre positivo. Davanti c'ho un numero positivo, quindi tutta questa quantità è sempre maggiore di 0. La soluzione del denominatore è per ogni x appartenente a R. Ora andiamo a fare il terzo step, tabella dei segni. Ho trovato due valori, quindi faccio due linee verticali. Ma ricordiamoci che noi stiamo in un problema di geometria, dove x per me era la lunghezza di un lato. Un lato non può essere lungo meno qualche cosa, quindi chiaramente tutto questo intervallo da qui in giù non lo considero. Andiamo quindi a mettere segno più in questa soluzione, quindi x maggiore di radice terza di v. Dobbiamo fare una linea verso il basso quando vedo il meno, una linea verso l'alto quando vedo il più. E sono felicissima, perché ora finalmente posso dire che questo è un minimo, e quindi x uguale a radice terza di v corrisponde sia al valore per ottenere una superficie totale minima, sia al valore per ottenere una diagonale minima. In sintesi, in questo quesito dovevamo trovare la derivata prima di due funzioni e verificare che ottenevamo lo stesso minimo. Non semplice, ma nemmeno impossibile. Cosa dite? Per oggi, ragazzi, è tutto. Ho cercato di pubblicare questi video il più veloce possibile. Mi avete chiesto in tantissimi di fare dei video sui quesiti della maturità di quest'anno. Ed è per questo che ho cercato di accontentarvi e di pubblicarli ogni giorno. Spero davvero che abbiate apprezzato, anche perché è stato un impegno non da poco. Tra il lavoro e i diversi progetti che sto seguendo è stato un po' difficile incastrare tutto, ma ce l'ho fatta. Quindi, se avete apprezzato, sapete cosa fare. Mettete un bel like. Per oggi è tutto, alla prossima. Ah, stavo dimenticando la frase di chiusura. Se mi seguite ormai da un po', ormai la sapete anche voi, che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima.